Yves. Viaggiatori, buongiorno. Passeggiatina, freschetto in un luogo incantato. Voi come state? Tutto bene? È dall'altra settimana che ci sentiamo. Io il caffè ancora non l'ho preso. Sapete che vi chiedo sempre. Voi l'avete preso? Sono le 6. Beh, anche. Oggi è un bel posto. Beh, io dico sempre bei posti. Non male. Siamo arrivati ieri sera. Erano le 10:30 di notte, di buio, insomma, di sera. Quindi non ho ripreso niente perché tanto era buio, se era niente. E stamattina appena sveglio vi sto portando con me a vedere questo posto. Sembra un posto incantato, almeno così dicono pure quelli del posto. Vediamo, eh? Mo vi giro e vi faccio vedere. Siete pronti? 1, 2, 3. Sì, Mugliere ma dice Farfumo, sembra altro che incantato, sembra quello indemoniato. Siete presenti, regà, a casa stregata? Vediamo se si capisce. Serpenti. Wow, che se ne dica, l'acqua è limpida. E che ci potrebbe stare? Il mostro di Loch Ness. Si vede il fumo, regà? Poi fa freddo, ammazza. Ieri sera e stanotte abbiamo tribolato un po' per dormire perché faceva troppo caldo. Invece adesso, mamma mia ragazzi, freschetto. Io sto qua a maglietta così, eh. E qui ci sono tutte tipo calette. Guardate un po' dove è possibile entrare e farsi il bagno. Anche perché è balneabile, abbiamo letto. Però che spettacolo. Ieri sera quando siamo arrivati era buio, sono entrato un po' nel bosco per vedere se troviamo un'area per fermarci con Freedom. È entrato dentro un calabrone di quelli grossi così, siete presenti, raga? C'è stato un attimo di panico. Chi scendeva a destra, chi scendeva a sinistra in mezzo a questo bosco, abbiamo abbandonato la nave e poi invece siamo riusciti a mandarlo via. È quello perché so che siete pizzica, sono dolori, eh. Questo di solito viene sempre adibito a bagno pubblico, non ma dentro perché meglio di no. Comunque sono tutte insenature con possibilità di immissione all'acqua. Torniamo da Freedom per vedere le ragazze che dormono. Abbiamo fatto un'ispezione mattutina e ci andiamo a fare caffè, va? Andiamo a fare colazione, ok? Ci sentiamo dopo. Bye. Amici miei, ci serve il sole, ed eccolo là, sta sorgendo. E dicevo, ci serve il sole perché dobbiamo caricare le batterie. Stanotte sono scese chiaramente, no? Col frigorifero, luci. E a noi ci serve il sole, sia per noi che per lui. Sole! Ecco il sole! Amore, buongiorno. Fatta colazione? Sì. Anch'io. Buongiorno. E che sto là? Che bello che è. Sì. E che pace. Senti che silenzio. Ragazzi, qua il telefono non prende, eh. Niente, zero, eh. Ma ve lo dico tante volte. Oh, lei ha visto un dino poi. Non so che era. Un cerbiatto, un qualcosa del genere. Stamattina presto. Una cosa che somigliava a un cerbiatto, un dino.
Infatti mi ha chiamato, amo, vieni a vedere, che hai fatto? Un daino! Io invece ieri sera ho visto un sacco di ragni, più che altro mi piega, aiuto, 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 di che c'è? Un ragno, un ragno! Poi vi posto la foto, vi faccio vedere, effettivamente era un bel ragno, un bel ragnone. E ci facciamo il caffè. E va dorme. C'è freddo. Sì. Sì. Freschetto. E pezzo dopo quando sorge proprio il sole che scotta. Che facciamo poi? Teniamoci i ricordi di questo fresco. Quasi le 7. Quasi le 7. Signore, c'è sonno. Hai dormito poco. Quasi niente. Ecco. Buon caffè, amici miei. Buon caffè a tutti quanti. Buongiorno. Buongiorno. Ma che dormi? Buongiorno. Vado a fare la passeggiata. Ciao. Ciao. Sono caga, ma c'è da fare a dormire. Buongiorno ragazze, salutate i nostri amici. Andiamo a fare un'escursione. Cioè noi abbiamo già fatta ma loro no e andiamo a fargli vedere il laghetto. Se c'è un'idea per il lago, vuoi fare qualcosa? Tu fai il questionario, lo compili e Ah, io lo metto qui. carina Infatti, come idea. C'è pure c'è un sacco qualcuno che di ci ha messa. letterine. Vedi? Un miglioramento, un'idea della cosa, la metti qua dentro, loro ne prendono spunto. Bella idea, Sì, è eh? carina. Ragnatela the Qui. Spider-Man. Serpente davvero, mamma, diceva serpente. Ok, niente È bagno. davvero il serpente, c'è il cervone, No, io non me lo faccio il bagno. c'è la libellula, Testuggine di Herman. dice il punto più alto mi pare 40 metri, Capirai. al centro, E chi ce l'ho? e col serpente. Un po' lontano. Sì, ma in realtà 40 No, metri. guarda, ti sta guardando. No? No. Se ne va. Ciao tartaruga. Ciao ciao tartaruga! Take my hand, it's paradise.
ascoltatori, non so se mi sentite correttamente perché c'ha l'involucro subacqueo, quindi spero che l'audio venga, non lo so, la custodia quella per andare sott'acqua, ma chiaramente occlude il microfono. Noi praticamente stiamo per pranzare in questo splendido posto. Ciao ragazzi, abbiamo spostato il tavolo perché non ci si faceva starci, era troppo sole, veramente troppo sole, quindi l'abbiamo preso e messo qui che siamo un po' all'ombra dell'albero. Noi facciamo i vacanzieri dalla domenica e andiamo a mangiarci qualcosa. Spot scoperto per caso da mia figlia, sì, l'ho visto su Instagram e ha detto: papà, guarda che bello questo lago. Detto, effettivamente è bello, dalle foto che c'erano color azzurro, acqua cristallina, perché è un lago sorgivo, praticamente da qualche parte c'è una sorgente che alimenta questo lago, quindi effettivamente è proprio cristallino, l'acqua è bellissima e la temperatura è giusta, quindi ci sta come spot, veramente bello. E ci sentiamo dopo. Buon appetito. Questa cotta e mangiata, preparata, cotta e mangiata da mugliere, ma ci ha avuto pure il tempo di metterla al frigorifero a farla fredda, eh? È fresca, è come se fosse uscita da casa, proprio. Capito? Fatta a che ora? Ai 10? Hai sentito? 8 e mezza è fatta. Dalle 8 e mezza preparazione, pasta fredda, e cottura, condimento, scondimento. E com'è? Meno male, va. Quindi viaggiatori, assaggiamo. Assaggiamo. Alessandro, la chiude, Zurella non cura. Non male, fresca, estiva. Sentiamo che ci ha messo la pasta. Ci ha messo la pasta. Ve ne eravate accorti voi? Pasta, allora, pomodori, feta greca, olive e gran turco. Ah, e tonno. Basta. Capito? Pasta. Basta. Pomodori, basta. Olive, feta greca, mais e tonno. Basta. Ci facciamo. A voi. La birretta. La salute, viaggiatori. La salute vostra. La birra si beve così, dentro al bicchiere di plastica, non si beve, vero? Dite io pure voi, scrivetelo sotto i commenti, scrivete mogliera, la birra nel bicchiere di plastica non si beve. Che fai? Dare l'ultimo scalino? Tiene paura. No. Comunque stavamo registrando nel mentre. E questi sono i retroscena, il backstage di papà che c'ha paura. Okay. Lasciate un like e iscrivetevi. Esatto, iscrivetevi al canale e lasciate pure un like. Ciao. Grazie, ciao.